Per cercare di attenuare, voglio dire, l'effetto della 231, abbiamo parlato sempre di adempimenti in più, vi posso assicurare, siccome uno dei requisiti della 231 è la sistematicità, per chi fa il lavoro di trincea in azienda può anche invece rilevare che l'imprenditore godeva di una falsa sicurezza, nel senso che tutta una serie di certificazioni ed adempimenti non avevano il requisito della sistematicità. Quindi pensava di essere coperto per una serie di rischi, la 231 con questo requisito della sistematicità può evidenziare invece alcuni adempimenti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare, eccetera, che non avevano il requisito di una revisione sistematica. Siccome la sistematicità è un concetto, non è un termine, quindi a secondo il tipo di intervento bisognava stabilire una sistematica rilevazione che sia concuramente efficace ai fini del non accadimento di quegli eventi. Per quanto riguarda la 231, naturalmente, ricordo soltanto come aneddoto, anche l'ILVA aveva cercato di contrapporre al giudice istruttore una sua 231. In realtà era un pacchetto notevole, altro che elenco telefonico, che giaceva lì bello e faceva riferimento a tutta una serie di parametri internazionali che non sono in grado di ripetere, però nel momento in cui viene conservato in un cassetto, pretendere che possa avere l'effetto esimente delle responsabilità penale e patrimoniale credo che sia un'illusione. Adesso passerei su questi aspetti, ritornerà la parola al nostro sostituto procuratore. Abbiamo visto quindi che l'elemento dirompente della 231, oltre che prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, è quella di prevedere ovviamente un criterio di imputazione oggettiva ma ulteriore rispetto a una responsabilità semplicemente di rimbalzo, che è quella dell'interesse e del vantaggio, e di quella di offrire la possibilità all'impresa di esimersi da responsabilità e quindi di andare esente da responsabilità, fermo restando che deve comunque essere sottoposta a procedimento penale, se dimostra di avere appunto adottato dei modelli organizzativi, i cosiddetti compliance program maturati dalla esperienza anglosassone, e se il giudice ovviamente valuta che questi modelli organizzativi erano idonei ed efficaci. Non vi sto a parlare, perché ve ne ha già parlato il dottor Antonacci, dei canoni, cioè insomma dei baluardi che su cui questi modelli devono vertere, che sono essenzialmente quattro: il risk management, i protocolli idonei a programmare la formazione e l'attuazione di queste decisioni, la gestione finanziaria di queste risorse, gli obblighi di informazione e le sanzioni disciplinari. Si vuole cioè evitare che questi compliance program abbiano un approccio meramente burocratico, e cioè si traducano in quelli che alcuni chiamano elenchi telefonici e che altri hanno chiamato cosmetic compliance, e cioè evitare appunto degli elenchi vuoti, della mera documentazione vuota. Bisogna però anche evitare prassi giudiziarie animate da un elevato tasso di diffidenza verso i modelli organizzativi predisposti dalle imprese. E come facciamo? Come facciamo ovviamente quando andiamo a calare il modello organizzativo astratto, quello previsto dagli articoli 6 e 7, nella realtà del caso concreto, dato che, come vi dicevo prima, ogni azienda è un mondo a sé, ha una storia a sé, la giurisprudenza, ovviamente il Tribunale di Milano, che per prima si è occupata di queste problematiche, ha stilato un vero e proprio decalogo 231, e cioè di quelli che devono essere i 10 punti fondamentali perché un modello possa superare il vaglio di efficienza e di efficacia da parte del giudice penale. Anche qui il modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi reato specifica ed esaustiva, si supera l'elenco telefonico.
i componenti dell'organo di vigilanza, come diceva il dottore, devono essere non delle mere teste di paglia, delle teste di legno dell'imprenditore, ma devono essere soggetti che abbiano in concreto requisiti di indipendenza e di imparzialità. Ovviamente non devono essere soggetti che abbiano subito condanne, anche non passate in giudicato. I corsi di formazione fondamentali, ma anche qui corsi di formazione diversificati a seconda del soggetto che deve operare, sia esso un apicale, un dirigente, sia anche un componente dell'organo di vigilanza. Ancora, i modelli organizzativi non devono essere presi una volta e basta, ma devono essere aggiornati, modificati man mano che si amplia l'attività o si diversifica l'attività di impresa, oppure c'è un turnover del personale. E ancora è importantissimo l'obbligo per i dipendenti di riferire la cosiddetta autoaccusa all'ODV, si sa che purtroppo questo è sempre un tema spinoso, di riferire fatti penalmente rilevanti e quindi è la stessa impresa che deve collaborare con l'autorità giudiziaria. Alla fine, quando noi andiamo a calare la realtà, i modelli astratti nella realtà concreta, il controllo da parte del giudice si misura e si modula in due fasi. Una fase astratta, appunto, quella di cui vi ho parlato finora, dell'adeguatezza del modello, mappatura dei rischi, sanzioni disciplinari, flussi informativi, ed è quella che il giudice valuta in virtù di quella documentazione che l'azienda, l'impresa gli ha fornito. Ma il secondo giudizio, cioè il giudizio di idoneità in concreto di quel modello organizzativo in relazione poi a un determinato reato, perché nel processo penale poi si giudica di fatti e si giudica di reati episodici, ebbene in quel caso assumerà particolare importanza anche quella che è stata la dialettica processuale, non solo da parte della impresa, ma anche da parte di quello che è lo strumento probatorio tipico. Non so quanti di voi abbiano partecipato a processi in cui era imputato un ente, e cioè la perizia collegiale, perché alla fine il giudice in questi casi nomina sempre un collegio di periti ed è questo che valuta in concreto l'idoneità e l'efficacia dei modelli utilizzati. La principale critica che è stata fatta a questo modo di operare dal punto di vista giudiziale, da parte del mondo economico, è quella di un'intrusione giudiziaria ipertrofica. Si è detto però in questo modo alla fine il giudice arriva, entra nell'azienda e arriva a condizionare con il suo giudizio sull'idoneità dei modelli proprio l'essenza stessa della libertà di impresa e dell'autonomia imprenditoriale. In realtà così non è, si è detto da parte di altri autori, perché appunto il giudice non conosce in toto, non giudica in toto il modello 231, ma solo ed esclusivamente con riferimento a quel tipo di reato di cui l'ente è accusato e che è oggetto del processo. Il modello non viene quindi testato nella sua globalità, ma solo in riferimento a quelle regole cautelari violate nel caso di specie. Un altro argomento interessante, sempre con riferimento ai modelli organizzativi, è la valenza dei codici di comportamento. I codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, come appunto Confindustria, degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Questo è uno dei punti su cui possono un modello di riferimento, scusate la ripetizione del modello. Proprio per evitare, si è detto da parte di taluni, che il giudice possa sindacare ab intrinseco le scelte e l'autonomia delle imprese. E infatti nasce proprio da alcune osservazioni del Ministero dell'Industria all'indomani dell'entrata in vigore della legge. Che valore hanno questi codici di comportamento? Hanno una valenza privilegiata, o meglio, i modelli organizzativi basati sui codici di comportamento hanno un'efficacia esimente maggiore rispetto a quella
dei modelli organizzativi semplici, sostanzialmente la posizione è negativa. Perché? Perché il Ministero della Giustizia, che deve approvare questi codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, in realtà ha mantenuto un approccio molto burocratico, limitandosi solo ad approvarli senza contribuire attivamente e fattivamente al loro contenuto. Se invece fossero state fatte delle osservazioni, il Ministero si fosse reso parte attiva del confronto e del contraddittorio, probabilmente, secondo alcuni autori, si sarebbe creata una mini, tra virgolette, giurisprudenza che avrebbe, quindi un procedimento amministrativo più forte, che avrebbe garantito anche al giudice una maggiore tutela, perché era veramente stato un procedimento partecipato, non era un codice di comportamento come quelli modelli elenchi telefonici non partecipati. E soprattutto il problema è un altro: che valenza hanno i modelli organizzativi basati sui codici di comportamento? Hanno una valenza privilegiata o no? Secondo parte alcuni autori, sì, hanno una valenza privilegiata, vi è una presunzione di conformità del modello organizzativo che a sua volta si sia adeguato alle regole poste dai codici di comportamento, perché appunto essi derivano da un procedimento amministrativo. Però in realtà questa tesi non trova alcun appiglio normativo nella 231, nei lavori preparatori e nella legge di accompagnamento. Interessante vedere la posizione della giurisprudenza e soprattutto della giurisprudenza della Cassazione. In un noto caso che riguardava la responsabilità amministrativa di una grossa società responsabile di agiotaggio e abuso di false comunicazioni sociali. Ebbene, nei primi due gradi di giudizio, primo grado e appello, la società era stata assolta sul rilievo, fra l'altro, che i modelli organizzativi erano conformi ai codici di comportamento, qui linee guida elaborate da Confindustria, approvate dal Ministro della Giustizia. La Cassazione invece ha, in modo tranciante, annullato con rinvio, perché non si può, dalla sola conformità dei modelli organizzativi ai codici di comportamento, desumere la efficacia e l'efficienza di questi modelli, ed è andata anche oltre, rispondendo in parte all'interrogativo posto dal dottor Antonacci, e ha affermato che non è altresì idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa dal reato il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo. E questo è molto importante, perché anche qui nelle aziende, soprattutto quelle a base societaria ristretta, si tende sostanzialmente a non garantire, ma nemmeno in maniera voluta, a mio avviso, forse anche per mancata informazione, mancata formazione, non si tende ad avere un organo di controllo che sia veramente tale. Ad esempio, si è posto il problema: il famoso responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende può entrare a far parte dell'ODV? No, ha detto la giurisprudenza, proprio perché, pur essendo una figura istituzionalmente prevista, è pur sempre una diramazione dell'imprenditore, è un soggetto che l'imprenditore nomina e che ovviamente retribuisce. Non è quindi opportuno che lo stesso faccia parte anche dell'organismo di vigilanza, soprattutto perché l'organismo di vigilanza è importante proprio a monte per l'attribuzione della responsabilità della persona giuridica. Anche qui si discute su una possibile evoluzione. Quali sono le prospettive per il futuro dopo questi anni di, diciamo, prima applicazione della legge 231, e quindi l'abbiamo vagliata sul campo? Come possiamo fare per migliorarla?
ulteriori modelli di tipo incentivante e premiale, come quelli di autodenuncia da parte delle imprese di fatti penalmente rilevanti e soprattutto, dato che l'attenuante della collaborazione è ormai un attenuante che il legislatore sta inserendo sempre in una tipologia sempre più vasta di reati, anche prevedere meccanismi premiali e quindi di attenuazione, se non addirittura di esclusione della responsabilità per quelle imprese che collaborano, che denunciano, le cosiddette soffiate di cui parlava il dottore Antonacci, che anche qui, mutuate dall'esperienza anglosassone, i cosiddetti whistleblowing, cioè i soffiatori nel fischietto. Io potrei anche fermarmi qui, ci sarebbero altre due o tre cose sulla fase processuale e sull'inversione dell'onere della prova, però non voglio togliere spazio agli altri partecipanti.